grande onore essere qui, devo ringraziare Pascal che comunque conosco da tanti anni e è grande, sembra sempre un po' un sogno essere qua a Hollywood, al Chinese Theater e essere premiata, quindi è una grande soddisfazione per me e bisogna sempre guardare avanti e mi trovo in un bellissimo momento, ecco, del mio percorso. Ma The Alienist è stata un'esperienza fantastica, abbiamo girato la serie a Budapest, quindi in Europa. È un thriller tratto dal romanzo di Alienist, The Kale Car, che è uscito oramai da diversi anni, ha avuto un grandissimo pubblico e quindi so che c'è molta aspettativa perché appunto quando uno legge un libro poi vuole anche vedere la stessa storia, la stessa narrazione anche in un film. Dovete vederlo, assolutamente, uscirà su Netflix ad aprile e quindi mi raccomando, vi aspetto. Io voto per The Shape of Water e poi come migliore regista direi Greta Gerwig perché il film Lady Bird mi è piaciuto moltissimo e soprattutto questo è un anno importante per noi donne e quindi spero che lei vinca. Io sono firmataria di una lettera di circa 120 lavoratrici dello spettacolo italiane, tra cui attrici, ma non solo, e quindi sono molto, diciamo, sensibile all'argomento. E credo che in America il movimento abbia preso una direzione, diciamo, dalla quale non si potrà più prescindere. Per quanto riguarda il panorama italiano, credo che la discussione sarà più lenta ma anche più, diciamo, profonda per certi aspetti e io spero veramente che porti ad un cambiamento culturale, non necessariamente o non soltanto all'individuazione dei singoli colpevoli, ma che insomma che sia, diciamo, il volano per un approfondimento culturale.